Allora, velocemente al galoppo per quanto riguarda il campionato di eccellenza Girone A, numeri subito in sovraimpressione, eccoli qui, stanno arrivando Atletico Vescovio che ieri ha compiuto un'impresa, ha battuto per 2-1 una delle big di questo campionato, il Città di Fiumicino, Civitavecchia Boreale 1-0, Fregene Tolfa 2-0. Grifone Fontenuova 1-1, La Sabina La Dispoli 1-0, Montecelio Pro Tor Sapienza 1-3, Montefiascone Crecas 0-0, Monterotondo Vigor Acqua Pendente 1-3, Nuova Monterosi Almas 3-0. La classifica ci dice che la Nuova Monterosi è la squadra che sicuramente andrà in Serie D per quanto riguarda questo gruppo. Si lotterà per il secondo posto, vedete insomma 46 ormai è andata Nuova Monterosi, anche perché non dà segni di cedimento, Sporting Città di Fiumicino 38, Crecas 37, la Dispoli 35 insieme al Tolfa e queste si giocheranno la seconda piazza, perlomeno questo è quello che dice al momento il campionato. Prima di vederci il servizio appunto relativo alla gara che abbiamo detto, dunque Atletico Vescovio Sporting Fiumicino, vorrei il commento anche su questo gruppo di Remo Diana. Allora, Remo. Questo, come stai dicendo tu, anche se I tifosi poi del Monterosi, dopo che ti hanno sentito, non so quello che stanno facendo, però come si chiama? Tommaso Gamboni? No, Trippa. Ah, Trippa. Però indubbiamente, un po' come il discorso che ho fatto di questo girone, il discorso che ho fatto prima, indubbiamente la Monterosi è la squadra lanciata più in forma rispetto alle contendenti. Dietro c'è una bella lotta invece, è stata molto altalenante, per cui non mi sento di escludere. All'inizio, sono sincero, avevo fatto un Allora, pezzettino alla Dispoli. ripetiamo la classifica. Scusami, Sì. ripetiamo la classifica per aiutare nella grafica. Remo, Ti allora. stavo dicendo, all'inizio avevo fatto un pezzettino sulla Dispoli perché la squadra di Solimina Era la partita vedevo forte. veramente, veramente solida. Adesso devo dire che le carte si sono un po' rimescolate per questa seconda posizione, però secondo me ancora non è finito perché comunque anche qui con 13 partite da giocare basta un piccolo momento di flessione, insomma, per invertire i ruoli. Però direi destino già scritto, sì. Buonasera, dunque sono arrivati altri messaggi. La coppia Catanzani-Visalli è infallibile. Loria ha un altro passo, forza Anzio. Rispondo al papà di Papili, i timpani non si rompono da 5 metri, figuriamoci da 20. E Danilo Pizzi. Bah, va bene, non andiamo avanti, insomma, nel leggere questo messaggio potrebbe creare qualche frizione. Allora, servizio appunto che abbiamo preannunciato, Atletico Vescovio, Sporting Fiumicino. Atletico Vescovio continua e stavolta a farne le spese è una vittima illustre. Lo Sporting Città di Fiumicino infatti cade sotto i colpi di Masi e compagni in una partita viziata da molto nervosismo sin dalle prime battute. L'episodio che accende la gara arriva appena al decimo secondo, quando i padroni di casa reclamano la massima punizione per questo contatto tra amici e Giorgini, non sanzionato dal signor Ferrara. La squadra biancorossa, consapevole della forza dell'avversario, si limita a contenere gli sterili attacchi dell'undici aeroportuali, provando a pungere in contropiede con gli esterni Amici e Frasca. È proprio il numero 7 che tenta la conclusione volante al decimo minuto, spedendo però la sfera alta. L'11 di Scudieri mantiene il possesso palla e crea la prima nitida occasione al 23esimo, con questo colpo di testa di Ingiosi che si stampa sulla parte alta della traversa. La verve realizzativa di Difendere e compagni oggi non è delle migliori, lo dimostra questa conclusione del capitano blucerchiato da buona posizione sull'ottimo assist di Nanni, ma la sfera termina nuovamente alta. Nel finale di tempo è ancora Città di Fiumicino, ma le conclusioni sbilenche di Sevieri prima e Nanni poi mandano le squadre a riposo sullo 0-0. Il secondo tempo inizia ancora con il sì dell'attacco ed ancora con Di Fiandra che manda alto uno schema su corner. Non solo il bomber principe di Scudieri difetta nella mira, ma anche il sinistro di Nanni oggi non è giri giusti per punire Rossi. L'Atletico Vescovio, che sinora ha aspettato Sornione, trova il guizzo vincente al 13esimo. Gran lavoro sulla sinistra di Amici, che una volta guadagnato il fondo serve a Zoppi su un pallone facile facile da mandare in rete per l'1-0. Il vantaggio esalta la squadra biancorossa che poco dopo raddoppia con Capitan Masi, bravo a sfruttare al meglio il corner sul secondo palo di Bornigia. Il numero 10 sale in cattedra nel secondo tempo e lo dimostra questo bolide su punizione al 27esimo, disinnescato solo dal volo d'angelo di Francabandiera. Poco prima Morgavi lasciava i suoi 10 per doppia ammonizione, sancendo così il ritorno del City. I rossoblù infatti accorciano le distanze sul rigore. Di Fandra viene messo giù da Masi e Sevieri dal dischetto firma il 2-1.
Galli non ci sta e si accomoda fuori il rettangolo verde, così come il suo difensore centrale. L'ultimo quarto d'ora di gara non regala il pari al Città di Fiumicino, che si rende pericoloso solo con questo tiro debole di Nanni e questo tiro cross di Bordoni, sul quale non arriva Maccaroni. 3 punti meritati quindi per l'Atletico Vescovio, che così come all'andata frena i sogni di gloria degli aeroportuali, costretti a guardare la nuova Monterosi scappare. E dunque, come avete visto, il servizio che è stato fornito da Sport in Oro, Davide Oro, stavamo facendo questo discorso, adesso c'è un clima molto cordiale di collaborazione, non soltanto con Sport in Oro, con Rete Oro, ma con tutti, finalmente si è raggiunto un accordo, diciamo le parole, le prediche del gufo finalmente hanno creato qualche buco, insomma, nelle maglie difensive di qualche altro collega. E allora, adesso al galoppo campionato di Serie D, girone G, il commento ce lo faremo fare da un amico della Sardegna, da Costantino Ciudino, che andremo adesso a chiamare. Giorgio, hai i numeri per cominciare a parlare di questo campionato o vogliamo la grafica? Ma comunque soltanto per i risultati, Giorgio. Sicuramente la squadra in grande forma è la Torres, in questo momento rifilato un 8-0 solamente al Muravecchio. Comunque volevo spendere due parole di elogio prima di parlare del vertice, Bruno. Sicuramente la strea di Rughetti, intanto, nonostante la sconfitta con il Grosseto, sicuramente ha cambiato molto dall'arrivo del mister al posto di Emanuele Ripa, e vedo in grande difficoltà l'Ostia Mare, battuta dall'Alba Longa. Ostia Mare, ieri era presente anche Martorelli, in tribuna a Trastevere, sicuramente una flessione nell'ultimo periodo. Ma io volevo fare un elogio, Bruno, al Trastevere di Sergio Pirozzi, soprattutto per il mercato che ha fatto durante il mese di dicembre. Sono arrivati 2 attaccanti, 5 e Cicino, di categoria Cicino, ex Ostia Mare, che hanno dato sicuramente grande solidità in attacco al team amaranto. Sicuramente adesso la squadra di Roma, secondo me la squadra più centrale di Roma, sicuramente sta facendo un campionato in linea con le previsioni e sicuramente, a mio avviso, non avrà nessun tipo di problema per centrare la salvezza. A chiudere la Nusei, 2 pareggi e 6 sconfitte, in silenzio stampa da 3 settimane il team, la matricola sarda. In difficoltà anche il Cinzia dopo la sconfitta sul Castiada. Sentiamo il commento di Costantino Ciudino, che dovremmo avere in linea. Pronto? Attaccato Costantino, lo richiamiamo per cortesia. E allora adesso andiamo anche a visualizzare, anzi facciamo una cosa, mentre chiamiamo Costantino Ciudino, se possibile vediamoci la collection goal di questa giornata. È la 21esima, ieri è stata la 21esima. C'è Costantino, allora torniamo, mettiamo i numeri in sovraimpressione. Costantino, buonasera. Sì, ci sono, Bruno. Allora Costantino, buonasera innanzitutto. Buonasera Bruno, mi senti? Sì. Sì, ti sentiamo perfettamente Costantino. Allora il tuo commento, che insomma spero che sia abbastanza telegrafico, come sai abbiamo poco tempo. Vai Costantino. Ci sei Costantino? Bruno, io inizio col dire che i pronostici di questo campionato sono comunque rispettati, intanto oltre al Grosseto e alla Viterbese vedo che il Rilchi e la Torres erano già messi nel gruppo delle squadre candidate alla promozione. L'unica vera sorpresa gradita da parte mia è la Sachena, che ha fatto un girone d'andata bellissimo e potrebbe anche tenere la posizione, almeno quella adatta per i playoff, perché le squadre, come ho visto nella graduatoria, che seguono, c'è uno stacco di due gruppi, i primi che ti ho detto, poi c'è Nuorese, Ulbe, Alba Longa, Trastevere, Ustia, che fanno da scudo, e poi invece tutti gli altri, compresi anche il Flaminia e la Nusei, devono fare qualcosa per salvarsi. Quelle maggiormente messe male sono Strea e San Cesareo, abbiamo visto anche dall'autorità dei punti ottenuti. Io ieri ho visto Viterbese Budoni, una gran bella partita che mi ha confermato un'idea che io avevo di questa squadra della Viterbese. Davanti intanto c'è da sottolineare che hanno un gruppo veramente di qualità,
però avanti, almeno per quelli che hanno giocato ieri, Meglia, Bernardo e Belcastro, poi c'era anche l'inserimento di Boldrini, visto che era molto, molto spesso gli inserimenti, hanno degli attaccanti favolosi, diciamo così, hanno creato, credo, almeno una quindicina, forse qualche occasione in più di poter fare il gol. Non ci sono riusciti anche perché sbagliato il rigore, è troppa precipitazione e soprattutto anche all'aiuto di Picco, del portiere del Buduni, che ha sfoderato 3 o 4 interventi e queste sono servite a determinare lo 0-0. Il Grosseto, che io ho visto qualche settimana fa al Nuoro, secondo me deve eliminare quei cali di tensione, perché anche a Nuoro mi aveva dato l'impressione di stravolgere, è finito il primo tempo 3-0, poi era andata 3-2. Ho visto che anche ieri era in difficoltà con la Strela, perciò lascia un pochettino, e quella sarà una cosa che deve migliorare. Delle altre squadre, che vi ho detto, la Torres ieri ha esagerato, ma forse è in un ultimo momento, questo è dovuto anche al buon il nuovo tecnico ex sardo, importante, questo per noi è importante. Devo dire che nella parte bassa il Castiagas, e di questo mi piace sottolineare che il segno di Mustinidu si è visto, perché ha fatto delle ultime scelte e ha portato la squadra almeno a sperare nella salvezza, ma forse anche in diretta. Lo stesso Budoni, girone di ritorno, è imbattuto, ha ottenuto punti a Sechena, allora capolista, e anche ieri ha sofferto, logicamente ieri ha sofferto, però ha dimostrato di essere ben messa in tutto questo contesto. Non ho saltato l'Ulbia per caso, perché potrebbe essere un'altra delle candidate, ma il gruppo fortemente rinnovato sta un po' stentando e penso che 10 punti, se non sbaglio, dal Grosseto e almeno 6-7 dalla Torres, che sono quelle candidate dei primi 5, e siano tanti. Non la vedo una candidata per la vittoria. Bene Costantino, una sola domanda con risposta secca, per cortesia. Allora, Torres in grande forma, nelle ultime due partite ha messo a segno 14 gol, 6 a Genzano, 8 ieri contro il Muravera, però si parla di una ipotetica ulteriore penalizzazione per la squadra di Sassari. Cosa si dice in Sardegna a tal proposito? Chiaramente ci sta purtroppo vedendo. Questo è anche il mio pensiero. Credo che la penalizzazione che ora l'ha portata in Serie D non sia dovuta solo al fatto della partita della Berretti indicata. Purtroppo credo che ci sia ancora qualcosa che deve uscire, io sottolineo purtroppo, anche perché ho visto che nell'elenco dei probabili squalificati, dei dirigenti, delle persone, figurano degli elementi che allora erano alla Torre, sono stati lì a fare i nomi, potrebbe essere quello un brutto momento. Io spero di no, ma credo che ci saranno dei punti ancora. Benissimo Costantino, domenica prossima la partita più importante di questo gruppo sarà Viterbese Torres, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Ciao Costantino. Buonasera. Certamente, ciao Bruno, ti ringrazio, però ti voglio ricordare anche Ulbia Grosseto e Rieti Lanisini. Assolutamente sì, grazie, ciao, buonasera. Si sente il rimbombo, chiaramente ci vedono in streaming gli amici della Sardegna ed arrivano un pochino in ritardo. Allora, adesso invece andiamo a parlare del girone H ed abbiamo anche qui un nostro caro amico Raffaele Romano, che tra l'altro è anche il solerte e bravo addetto stampa della Turris che ieri ha pareggiato 1-1 contro la Pridia. Allora, attiviamoci per sentire anche il commento di Raffaele Romano. È arrivato un messaggio, questo possiamo anche leggerlo. Signor Bellucci, lei era presente ed è una persona estranea sia al Nuovo Florida sia al Real Colosseum, di partite credo che ne abbia viste parecchie.
firmato Parla il Campo. Vabbè, sì, di partite ne ho viste parecchie, ti do ragione, hai ragione, ho viste tante, ma questo può essere anche un non complimento. Allora, intanto attendo notizie sul collegamento, c'è Raffaele Romano, e allora, Raffaele è pronto? Ciao Bruno, buonasera a te e a tutti gli spettatori. Allora Raffaele, ti omaggio, chiaramente ti faccio attendere qualche minuto, ti faccio fare una scorpacciata di gol. Allora, vediamoci la collection goal di questa 21esima giornata. Sai, noi facciamo un fritto misto, girone G e girone H. Andiamo a vedercelo. Biancorossi schierati nel consueto 3-5-2, ospiti invece col 5-3-2. Il match si mette subito in salita con il Grifone, che al quarto subisce il vantaggio ospite ad opera di Belardinelli. Al ventesimo però arriva il pari biancorosso grazie a Michele, il quale sugli sviluppi di una punizione battuta da Zotti si inserisce con gran tempismo e conclude di prima intenzione trovando l'1-1. Poi nell'azione successiva Di Gennaro scatta sul filo del fuorigioco e batte con un bel raso terra placido. 64esimo, quando la Strea sugli sviluppi di un corner trova il 2-2 col colpo di testa di Belardinelli. Per fortuna dei padroni di casa però, dopo neppure un paio di minuti, un incredibile autogol della Strea regala il nuovo vantaggio. Con un'azione personale e un gran gol, lo Zecchini esplode così di gioia. Al quarto, ecco l'episodio che scioglie il ghiaccio. Cruz offre una sponda deliziosa, Tradigli rifinisce, la terra non perdona davanti a Barrago, 1-0 per l'Alba Longa. Ramacci si fa male in disimpegno, Guaita viene servito dalla sinistra e schiaccia in porta, Barrago respinge, non si sa bene se dentro o fuori, e il direttore di gara Pennino, su segnalazione dell'assistente, assegna il gol. Ventiduesimo minuto, il Francavilla passa in vantaggio, Neri ascende dalla sinistra, entra in area e tira, De Gennaro para senza trattenere, la porta serve Bozzi che oggi rientrava da titolare e pareggia le sorti della gara. Manfredonia 1, Francavilla 1. Contatto tra Alfano e Piscione, D'Agostino realizza dal libretto. Poi lo stesso numero 9, il 24esimo, firma il gol dell'ex Insaccato. Il secondo passo. La Virtus Francavilla passa in vantaggio al 19esimo minuto, il cross dalla destra è di Liberio, a mezza altezza l'avvitamento del numero 11, maglia gialla, porta in vantaggio la Virtus. Osserva involontariamente Genchi che si libera al limite dell'area di rigore con una rasoiata, porta il Taranto in parità 1-1.
al 19esimo, cioè un minuto più tardi, la Virtus Francavilla passa in vantaggio. Cross di Gallù dalla sinistra, Montaldi svetta anticipando Cascone e beffando Pizzaleo incerto nell'uscita. Comincia ancora il Torrecuso da Terrazzano, ancora una volta attenzione Felici, non viene letto bene il taglio da Navas, Felici, Zerillo, autogol di Liccardi. Attenzione il Torrecuso dall'altra parte che arriva nell'area di rigore e arriva al gol del 2-0 la formazione di casa con Zerillo. Simeri per De Stefano, tentativo di sfondamento entrando da destra, De Stefano e la palla in rete. La palla in rete, Carmine, De Stefano, Simeri prova ad andare via, si riesce bene, Simeri per De Stefano, in area Carmine, De Stefano, zona tiro, palla al centro, interviene Gravagnone, autogol, il pareggio del Potenza. Raffaele, ci sei ancora? Sì, Bruno, sì. Allora, diciamo, hai fatto un'indigestione di gol, il tuo commento su questa 21esima giornata penso che abbia detto cose importanti a livello di vertice, Raffaele. Sì, Bruno, infatti io credo che a questo punto l'equilibrio nel girone H si sia aspettato, perché dopo la vittoria della Virtus Francavilla con il Taranto ieri, i pugliesi adesso hanno un bel margine di vantaggio proprio sulle dirette inseguitrici, e quindi credo che la Virtus Francavilla il campionato lo può solamente perdere dopo aver battuto il Taranto con una bellissima doppietta di Montaldi davanti a oltre 3.000 spettatori, grande coreografia lì al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, hanno meritatamente battuto il Taranto con una stupenda doppietta di Montaldi. Io credo che i virtussini ora sono a un passo dalla Lega Pro, il Fondi non riesce più a vincere il pari in casa con il Pomigliano, il Francavilla di Lasic continua nel suo grande campionato ma difficilmente potrà arrivare in testa, e quindi credo che la Virtus si sia avviata alla vittoria del campionato, Bruno. Dei tre gironi meridionali sembrava quello più equilibrato, invece se guardiamo bene nel girone G è lotta a tre tra Viterbese, Grosseto e Rieti, nel girone I Siracusa, Frattese e Cavese, e invece nel girone H è la Virtus Francavilla che sta staccando un po' tutti. Io credo che alla fine, se non ci sono grossi scossoni, potranno portare in botto questa promozione, e sarebbe anche meritato. Certo, mancano ancora 13 giornate alla fine del campionato, però come hai detto tu, Bruno, ha detto molto la giornata di ieri, come credo che Gallipoli e Picerno siano ormai staccate e quindi destinati alla retrocessione, e poi il resto magari se la giocheranno ai play-out. Bene, tu hai assistito a Turris Aprilia, le cronache parlano di una partita, diciamo, abbastanza modesta. Sì, Bruno, due squadre che si sono un pochino accontentate. È stato anche generoso, Bruno, perché più che modesta io non ho proprio problemi a dirti che è stata una partita molto brutta e noiosa, botta e risposta nei primi 13 minuti, Bosi ha portato in vantaggio i laziali e poi ha pareggiato subito Maffei, ma poi non c'è stata proprio mordente, non c'è stata proprio partita. La prima addirittura ha tenuto più palla della Turris, che ricordiamolo mancava di Tarallo, Imparato e Lordi, che sono tre insomma pezzi importanti della formazione corallina. I laziali hanno girato bene palla anche loro, però non hanno mai tirato in porta neanche nel secondo tempo, e la partita si è così avviata su un pareggio insomma abbastanza tranquillo tra le due formazioni, che tiene in corsa la prima per la salvezza e consolida la posizione della Turris, che adesso è proprio nel limbo della classifica, a meno 4 dai playoff ed è a meno 4 pure dai playoff, quindi è proprio nella zona centrale la formazione corallina che dovrà solamente mantenere la posizione, come credo che l'Aprilia insieme a Serpentare e qualche altra squadra si giocherà la salvezza fino all'ultima giornata, perché la formazione di mister Venturi ha dei giovani che corrono, non si arrendono mai e renderanno la vita difficile a tutti. Bene, c'è una domanda di Giorgio Attolico, ma rispondiamo velocemente che siamo quasi in chiusura della terza fascia. Raffaele, ciao Raffaele, buonasera. Allora, c'è una grande preoccupazione di molte società di tutti i gironi, perché a marzo, col Viareggio che è stato spostato e con la sosta pasquale, se la rappresentativa dovesse superare anche il primo turno, quest'anno i rinvii sono automatici. L'anno scorso c'era la facoltà di chiedere rinvio. Molte squadre rischiano di non giocare per un mese, e questo potrebbe comunque falsare i campionati. Condivido la tua analisi su questo girone, che è un vantaggio consistente della Virtus Francavilla, però non giocare per un mese a mio avviso è un grosso handicap, e secondo me
arrivato adesso comunque la fine dei campionati, che sarà del post campionato, che sarà il 5 giugno, potrà essere tranquillamente il 12, una settimana dopo. Non vedo perché la federazione ha fatto veramente tanta confusione sui calendari quest'estate. Cosa ne pensi, Giorgio? Fallo rispondere. Ma penso esattamente come te, Giorgio, ti dico di più: addirittura 4 ore breve, non solo in città, c'erano ancora persone che erano legate ai vecchi, che sapevano che domenica scorsa, il 24, non si sarebbe giocata la partita di gara, ma il 20 ci sarebbe stata la sosta. Questo è proprio per rafforzare il tuo discorso e per dire che c'è stata una confusione enorme. E secondo me ci potrebbe essere l'inverso: gli anni scorsi si faceva la corsa a mandare i propri giovani alla rappresentativa, quest'anno le squadre potrebbero fare il contrario, potrebbero insomma cercare di fare di tutto per cercare di non mandarli al Viareggio, anche se i rinvii saranno, come hai detto tu, automatici. E sinceramente falsare così il campionato potrebbe essere falsando il campionato e avere certe partite spostate, però se insomma se si viaggia a questo ritmo, Giorgio, tanto fino al 13 di marzo si potrebbero ancora consolidare le posizioni, e a quel punto insomma giocare o non giocare le partite potrebbe essere influente. Vediamo se i distacchi si diventano più grandi oppure si accorciano, dipende d'accordo, molto d'accordo dal Raffaele, scusami, siamo quasi in chiusura della terza fascia. Grazie di tutto, ci sentiamo la settimana prossima, Raffaele. Buonasera a te, a Giorgio, e un saluto a tutti. Buonasera. E allora, prima di andare nella terza e ultima finalmente fascia pubblicitaria, ringraziamo Iuri Galgani per quanto riguarda Grosseto, per le immagini che ci ha fornito proprio all'ultimo momento. È arrivata una notizia. Qual è la notizia del nuovo tecnico del Real Colosseum, Francesco? Sì, Davide Gentioni, il nuovo tecnico del Real Colosseum. Per cui insomma qualche spia precisa ce l'abbiamo, linea alla pubblicità.